Al completo per la SIR Safety Conad Perugia è arrivato il momento di fare sul serio sabato e domenica prossima. Infatti i Black Devils sono attesi al primo impegno stagionale, quello della Supercoppa. Si giocherà a Civitanova e la semifinale prevista contro la Dietech Trentino. Ieri quindi al via la stagione ufficiale con l'appuntamento istituzionale nel Salone d'Onore di Palazzo Donini, dove le giacchette nere hanno ricevuto il saluto della Presidente della Regione Marini e dove sono state presentate le nuove maglie. Nel pomeriggio invece la conferenza stampa e bagno di folla. Era presente per noi Marco Taccucci, che ha intervistato tra gli altri il coach Lorenzo Bernardi ed Alexander Atjanasevic. Vediamo le interviste. Coach Lorenzo Bernardi, si rinizia con quali esperienze, con quali aspettative dopo l'ultima stagione? Vabbè, le aspettative sono sempre molto alte. Chiaramente la nostra squadra deve ambire, la nostra società deve ambire ad essere fra i primissimi posti di tutte le classifiche, quindi assolutamente ambizioni molto alte. Con che esperienza? Va, sicuramente conoscendo l'ambiente, conosco i giocatori, conosco un po' di più la situazione che ho trovato l'anno scorso. Adesso, iniziando dall'inizio, c'è la possibilità di fare un lavoro un pochino diverso, più diverso diverso dall'anno scorso. Ci vorrà un po' di tempo. Adesso stiamo ancora aspettando l'arrivo dell'ultimo giocatore, che è Russell, che ha finito ieri in Orseca, questo campionato del centro Nord America, e quindi quando saremo tutti al completo proseguiremo meglio il consolidamento del nostro sistema di gioco, della nostra squadra, dell'assemblamento, che inevitabilmente deve passare per un processo di tempo che ci vedrà impegnati per parecchio tempo, insomma, ecco, per lavorare sempre di più sulle fasi di gioco che si vengono a creare all'interno del campo. Sadare, posso chiedere come si fa a lavorare con la pressione di dover vincere? Lei che insomma è stato un grande campione. Beh, ma quando sei a conoscenza che operi in un mondo di primissima qualità, che dove gli obiettivi sono molto alti, quello è scontato, cioè la pressione è parte della nostra vita. La squadra più forte? Ma penso che Civitanova sia sicuramente avvantaggiata rispetto a tutte le altre, perché arriva da una stagione molto importante, fatta molto bene, hanno vinto lo scudetto, hanno cambiato praticamente nessuno nel sestetto base e hanno rafforzato con Sanders un organico dove in Champions possono giocare con il numero di stranieri illimitato. Dopo la partita di ieri, anche se ero consapevole di questo, penso che anche Modena sia una squadra molto molto temibile, e dopo ci siamo noi, Trento. Penso che la differenza non sia così grande. È chiaro che i dettagli, le piccole cose, il lavoro farà la differenza. Alexander, che cosa ti chiedono? Niente, mi chiedono come è possibile che abbiamo perso un'altra volta contro Modena. Va bene. Tu cosa hai risposto? Niente, ci sta, era un amichevole, dobbiamo continuare a lavorare, siamo consapevoli che non ne abbiamo giocato tanto bene, come ho detto, c'è tanto lavoro da fare e guardiamo avanti. E tu hai voglia di vincere a questo punto, sei arrivato anche in un'età dove te le devi togliere qualche soddisfazione. Sì, non ho voglia di vincere, ho voglia solo di guadagnare soldi. No, scherzo, c'è tantissima, certo, abbiamo tutti voglia di vincere, non solo io, tutta la squadra, stiamo qui, lavoriamo tantissimo, 24 ore al giorno, davvero ci proviamo tutto solo per trovare qualche modo di vincere qualche trofeo. Ti sei fatto un'idea su cosa può essere mancato in questi anni per fare l'ultimo gradino, come si dice? Sinceramente non lo so, perché abbiamo sempre lavorato bene, eravamo sempre sinceri, sempre abbiamo dato tutto. Quello che mancava, vediamo quando vinceremo il trofeo, così sarà molto più facile dare le risposte. Questa è la squadra più forte in cui tu hai giocato? Sulla carta almeno? Sulla carta era la squadra Hatov, era 5 anni fa quando stavo in Polonia, quella era la squadra più forte in cui ho giocato, ma posso dire che anche noi siamo abbastanza forti e penso che, come ho detto, dobbiamo sapere che siamo forti, ma anche altri come Modena, Macerata, Trento sono forse anche più forti di noi, così ce ne andiamo più di loro e alla fine esce la nostra qualità. Ed ora passiamo al calcio con il Perugia al lavoro a pieno regime dopo la